Buongiorno signori, prego si accomodi, prego signori accomodi, ecco di qua, mi rispetti signora, prego si accomodi. Oh caro professore, c'è anche lei questa sera, eh? Non mi lamento, c'è tutta l'elite, il fior fiore di quelli che contano. Che vuole caro professore, quando Marcellesi organizza una vendita? Ha individuato qualcosa di suo gusto, professore? Si vede che lei è un imprenditore, eh? Abbiamo pezzi di gran pregio, osservi bene. Stasera metteremo in vendita cose grandiose, rarissime, esotiche. Ermanno? Porto un catalogo al professore, se i signori si vogliono accomodare. Se i signori si vogliono accomodare, grazie. Per carità, ci mancherebbe altro. Così va a finire che tutti gli oggetti li ritirano da te. Ma che ti aveva detto di me? Ti ho detto di andare al cinema. Ah, bel lavoro avrei fatto se fossi andato al cinema. Così mi saresti ritornato a casa con tanti inutili fincaglieri. Ma io sono qui per tenerti d'occhio e per impedirti di commettere sciocchezze. Prego, signora, si accomodi. A lei il catalogo. No, grazie, non si disturbi. Preferisco guardare così. Prego, se vuole vedere anche nelle altre sale. E là abbiamo tutta l'argenteria. In un'altra sala poi ci sono dei tappeti persiani. Se alla signora invece interessano i quadri o le porcellane, abbiamo pezzi di gran pregio, eh. Grazie, grazie, non si disturbi. Ma scusi, tutta questa roba, volevo dire, apparteneva tutta questa casa? Sì, sì, tutta. Il proprietario era un uomo di gusto squisito. Ci sono dei piccoli tesori, oggetti di inestimabile valore che saranno venduti senz'altro per una miseria, ma fatalità della vita. Caro professore, ha trovato qualcosa di suo gusto? Sì, caro Marcellino, ci sono oggetti bellissimi, ma a quel povero disgraziato dei conti non le è rimasto nulla. Ma cosa gli poteva rimanere? Deve ringraziare Dio se è riuscito a salvare almeno la pelle sua. Pare che ci fosse un mandato di arresto. Ma non trova che sia un'infamia tenerci contro di lui? In fondo era una brava persona. Caro professore, non dimentichi che quella brava persona che lei dice ha truffato un sacco di gente e ha falsificato assegni e cambiali. Ma via, professore. Poveretto, non avendo soldi doveva pur trovare il modo di trovarseli. La signora ha trovato qualcosa di suo gusto? No. Cioè, sì, questo mobiletto, una semplice curiosità. Ah, magnifico, stupendo! Il più bel mobile della collezione. L'ha subito individuato, Sì. Si vede che la signora ha un intuito preciso. È un capolavoro di finezza. Ammiri la delicatezza dell'intaglio. È tutto legno pregiato, Tutto lavorato a mano, guardi. E vuole vedere l'interno? No. Ah, è interessantissimo, Sandra. Ci sono dei cassetti, delle nicchie segrete, decorazioni finissime. Immagino. Scusi, ma non si potrebbe comprare al di fuori dell'asta? No, signora, se questo non è possibile, per lei lo farei questo ed altro, si immagini. Ma trattandosi di una vendita giudiziaria non è ammessa la trattativa privata. Comunque cercherò di venirle incontro mettendo l'asta all'oggetto quanto prima possibile. Grazie. Vedrà che non avrà molto da attendere. Si comincia subito, siamo già in ritardo. Si accomodi, prego. Si accomodi, signori, prego, si accomodi. Ermanno, faccia mettere altre sedie in buono. Ma neanche per sogno, che ci sediamo? Capirai, quello come sei, tutti gli oggetti va a finire che li ritirano a te. Ma no, cara, ma figurati. Anzi, ci vuoi, possiamo anche andarcene. Beh, ormai che ci siamo, penso che sia il caso di sederci. Signori e signori, prima di dare inizio all'asta, voglio ricordare che
gli oggetti saranno, le vendite saranno effettuate al migliore offerente e gli oggetti saranno aumentati, il prezzo degli oggetti sarà aumentato del diritto d'asta, come previsto dal regolamento che credo avrete tutti in mano, no? Quindi andiamo ad iniziare, Ermanno. Cominciamo con il numero 1 del catalogo, servizio di bicchieri 6, dico 6, in cristallo di Boemia finissimo. Faccia girare, i signori senza dubbio sanno apprezzare la differenza. Partiamo da un prezzo irrisorio 20 euro. 30 euro. 30 euro al signore. 35. 35. 37. Ragazzina, facci lavorare, Stai zitto. 40. Ma lo guardino bene, signori. Ermanno, faccia girare, faccia girare. 30, 40, dai, ne dico 24. Forza, è cristallo di Boemia scolpito, i signori senza dubbio fanno apprezzare la differenza. Via, siamo a 40. 45 la signora, forza. 50. Oh, guarda che c'è! Oh, buongiorno Laura! Come? Mi avevi detto che eri occupata tutto il pomeriggio con la Santa? Pensare che ti volevo proporre di venire a questa asta. Ah sì, ma sai come sono le sante? Promettono, non promettono e poi non è pronto nulla. E così non sapevo che fare. Passavo di qui, ho visto quest'asta. Interessantissima, vedrà. Madonna, scusa, prima che mi dimentichi devo telefonare al mio hotel. Hotel? Oh, sì, mio marito. Asfissiante con la sua gelosia. Un barbaro, roba da meglio, eh. Si vede che ti vuole molto bene. Sì, ma d'accordo. Ma la nostra vita è un continuo interrogatorio. Dove sei stata? Che hai fatto? Chi hai visto? Perché sei triste? Perché sei allegra? E mentirmi è tremendamente difficile. Perché bisogna avere nella memoria per ricordare le bugie che ti ho detto il giorno prima. Ma perché? Tu mi dici le bugie? Naturalmente. A me riesce più facile dire le bugie che la verità. È un istinto. Quando dico la verità, divento rossa. Via, fammi telefonare, scusa. Perché lui, lo sai, esige mio marito che ogni ora io comunque mi trovo di telefono. Pronto? C'è l'avvocato? Oh, Francesco, abbi pazienza, Fai pure con te. Oh, ciao caro! Sono qui alla vendita all'asta. Sì, sarà mezz'ora. E prima sono stata in un negozio di biancheria. Alle 4:15. Mi sarò sbagliata alle 4:05. Come? Alle 3:30 ero già uscita? Già! Che sciocca che sono stata! Dimenticavo, sono stata dal calzolaio! E sicuro mi deve fare le scarpe su misura! Sì, adesso mi fermo qui alla vendita! Ma che vieni a fare qui? No, no, per carità, vieni pure, sono contenta! Ma adesso che faccio? Ma che devo fare? Mi fermo qui? C'è Francesca, guarda! La vuoi sentire? Va bene, Francesca ti vuole salutare. Oh, ciao Paolo, come stai? Oh sì, sono pochi minuti che stavo... sì, appunto, è circa mezz'ora che stiamo qui. Ah, benissimo. Allora ciao, a tra poco, Ciao, buon lavoro a te. Eccomi caro. Sì, va bene. Ma no, ti aspetto, non avere paura. Ciao. Uffa, che strazio! Non credere Francesca che voleva salutare? No. Voleva solo accertarsi che tu eri veramente qui. Ma, Francesca, anche tuo marito ti affligge in questo modo? No, mio marito si fida. Non mi chiede mai dove vado, cosa faccio. Beata te. Ma, via, non ci pensiamo. Adesso interessiamoci a questa vendita. Voglio fare oggi a molti.
delle solite vendite. Sono tutti conoscenti di quel poveraccio. Che poveraccio? Ma come? Il conte Marini, il proprietario di tutta questa roba. L'hai conosciuto? No, mi pare di no. Eppure mi sembra che stava a Riccione con te. Sarà? Ma può darti, ma sai, in vacanza conosci tanta gente. Già. Tanti nomi, io poi non riesco a ricordarmi i nomi, sai. Sì. Ma tu lo conoscevi? Mi pare. Ma così, di vista. Alto, biondo, con gli occhi azzurri. Mi sembra che stava a Cortina quest'inverno. Scusi signora, sì? Se è ancora interessata adesso metteremo in vendita il mobiletto. Grazie. Che mobiletto? Niente, è una cosa che mi interessava. E fammela vedere. Questo è un mobiletto cinese. Mamma mia, quanto è brutto. E che te ne fa? Ho un angolo del salato vuoto. Mettiamo ora all'asta il numero 22, un magnifico mobiletto di arte cinese di cui vi prego ammirare la delicatezza della fattura. Quale miglior ornamento per un salotto moderno di questo mobiletto magnifico? Che ha tutto il fascino del mistero dell'Oriente Estremo. Prego, hermano. Dio mio, quanto la fa lunga. Adesso si mette a fare un trattato sull'arte cinese. Lo fa solo per tirare sul prezzo, ma non avere paura che non troverai concorrenti. Io se l'avessi in casa pagherei tasca mia perché me lo portassi via. Faccio notare che non si tratta di una di quelle imitazioni volgari che infestano i mercati. Vi prego di osservare. Osservate. Posso garantirvi l'autenticità dell'oggetto. Ermanno, faccia girare. Faccia osservare. Oh, intendiamoci, se entra quel coso in casa nostra piuttosto me ne vado io. No, sta calma. Però potrebbe far comodo per coprire quella macchia d'umidità sulla parete. No, caro, no, Per coprire quella macchia sulla parete ci ho già pensato io. Ci mettiamo la poltrona del povero mio zio Michele. Sì, va bene. Ma però, l'armadietto un po' far comodo. Sì, mi serviva anche per metterci le vicinali. Sì, ma questo non signori, prego, un po' di attenzione. Metteremo allora all'asta questo mobiletto magnifico che partendo da un prezzo irrisorio, diciamo 50 euro. 70? 60. 75? 75. Prego, fate le vostre offerte. 100. Ma signori, non vorrete che questo oggetto sia venduto per soli 100 euro? Forza! 120. Certo, così 120. Ci mettiamo. 150? 150 la signora. Bene, siamo a 150 euro. Prego signori, fate il vostro offerto. Oh, Alberto. Visto Francesca? Sì, Francesca, c'è tuo marito. Ciao, Alberto. Passavo di qui, ho visto la tua auto. Ho pensato che eri qui appunto all'asta. Una cosa di interessante. Ma figurati, che tua moglie si è innamorata di quell'orribile armadietto. Niente. Sai, poi adesso vedendo bene, non è poi così bello. Ci rinuncio, guarda. 220. 220. Ma sei proprio pazzo, 220 per quella schifezza. Te l'avevo detto io, l'hanno capito tutti che sei un pollo. Adesso di sicuro lo rifilerò a te. Allora siamo a 220 per il pollo, stavo per dire, scusa. Un mobile che da un antiquariato sarebbe venduto senz'altro per 1500 euro. Forza signori, fate le vostre offerte. Signora, non vuole fare qualche offerta? No, grazie, non mi interessa più. Lo lasci pure al signore. Ma come? Hai chiesto tu di metterlo all'asta? Adesso non lo vuoi più? Ci avrò ripensato. Adesso non mi interessa più. Sarà padrona di decidere come voglio. Ma che figura ci facciamo? 230. 230, sì. 240. 240. Ti prego, Alberto, lascia perdere.
E ce ne facciamo di quell'orribile armadietto? Ah, non so proprio cosa dire facciamo. Però una cosa bisogna dirla, è inutile farlo mettere all'asta e poi rinunciarci, dai. Va bene, vorrà dire che poi lo butteremo nella spazzatura. Allora, se sei d'accordo di proseguire, 250. Bene, 250 la signora. Devo aggiudicare? 270. Oh, 270. Ma tu sei proprio matto! Guarda, sei pazzo proprio da legà! Se ti azzardi a riaprire la bocca, ti do due schiaffi e ti butto giù tutti i denti. Sta buona, sta calma. Lo vedi? Adesso non fanno altro effetto, di sicuro lo ritirano a noi. Ma io, quell'oggetto lì, quella schifezza, in casa mia, non ce lo voglio. Non ce lo voglio! 280. Oh, 280. Per carità, sta zitto, sta zitto! Parla, però, devo fare il popolo. Siamo a 280 per il signore. Forza, fate le vostre offerte. Dopo vi pentirete di non averlo acquistato. Forza signori, 280 euro. Alberto, allora per te? Pare proprio di sì, visto che non ci sono altre offerte. Se non ci sono allora altre offerte, dobbiamo aggiudicare. Siamo a 280 euro. Laura, ti prego, comprano tu. Io. E pensare che gli utenti con legno ci tecchi. Sì, poi ti spiegherò. E perché? Perché? Perché non voglio che lo compri mio marito. Perché? Perché? Perché in uno dei cassetti ci sono le lettere che ho scritto al Conte Marini. Come? Davvero? Mi hai detto che non anche lo conoscevi! Ti spiegherò, ti spiegherò. Prima di scappare i conti mi hai fatto sapere che in uno di quei cassetti ci sono le mie lettere. Ti scongiuro, ti supplico! Ma presto non voglio che rimanga mai! Visto che non ci sono altre offerte, allora l'armadietto viene aggiudicato a 280 euro al signore. 280 euro e 1. 280 euro e 2. 300 euro! 300 euro la signora. Laura, ma tu hai detto 300 euro? Sì, adesso per il biglietto mi piace e lo voglio comprare. Bene, allora siamo concorrenti. Molto divertente. Ci batteremo fino in fondo, ricordate. 320. 320. 350! 350 la signora. Lascia andare, Alberto, se Laura ci tiene tanto! Non insistere, ti prego! Ma hai voglia se insisto? Laura mi ha dichiarato guerra e guerra sì. 350, 370. 400! Lascia perdere, Alberto, tanto inutile! 500! Neanche io voglio. Non voglio rinunciare a questo pezzo. Dovessimo restare fino a domani. 6,50, ti consiglio di smetterla perché tanto è inutile. 700, che poi te l'ho detto, anche se rimaniamo di qui fino a domani mattina, voglio essere io a dire l'ultima parola. 750. 800. Eccola, qui. Laura. Paolo, già sei arrivato? Ciao Paolo. Oh, ciao. Cosa state facendo? Io e tua moglie stiamo combattendo per acquistare quell'armadietto. Guarda Laura che l'ultima offerta l'ho fatta io. 800 euro al signore allora, se non ci sono altre offerte vogliamo aggiudicare? No, basta, mi arrendo, prendilo pure tu Alberto. Ma scusate, ma cosa state facendo? Io non ho capito assolutamente nulla. Oh niente, non ci badare. Laura, perché non insisti? Non posso, è arrivato mio marito. Ma te l'ho detto che ti rinunceremo. Non posso, perché se in quel cassetto ci sono le tue lettere. Allora, probabilmente ci saranno anche le mie. Sì, Dio mio. Siamo a 100 euro per il signore, posso aggiudicare? Sembrerebbe proprio di sì, visto che la signora ha abbandonato la battaglia e conoscendo la chircheria del marito. La mia chircheria? Ma te la faccio vedere io la mia chircheria! 850! Altre 50! Ah, ti ci metti anche tu? È sicuro che mi ci metto! E per donare una parola devi sapere che io non sono tirchio! Molto bene, 900! 950! Basta Paolo, basta, ti prego, non insiste! Niente affatto! Insiste come io! Così imparerà lui a dire che io sono tirchio! 1000! 1000!
cosa? Sarà stupido, ma insisto. Hai titi? Allora io mi decido, facciamo nemmeno io. Basta Paolo, buttare via quei soldi, li hai sprecati, sono sprecati. Sarà sprecato, ma io non voglio che la mia vita lui, no. 1200, 1400, 1500. Dai, al letto, basta, ti prego. 1800, 2000, 3000, Paolo, 3500, school.
mettere a pulire così davanti a tutti, eh? Dio mio, guarda quanto ci mettono. Adesso quando hanno finito, gli daremo una mancia e li mandiamo via subito. Se non sono indiscreto, signore,
Posso chiederle quanto l'ha pagato? Diciamo che su per giù... Sì, siamo lì. Lo sapevo. Ma adesso che abbiamo saputo queste cose, bisogna sapere come è fatto dentro. No, non lo toccare. E perché? Perché? Non c'è da fidarsi di questi mobiletti cinesi? Sì. No, ci potrebbero essere dei bacilli. Dei carbocchio, dell'antrace, della lepra. Che bacilli, carbocchio, che antrace? Ma sei stato fino ad oggi in casa di quello spiantato del conte? Bella, io ho paura. Fa lo stesso. E poi dicono che questi mobiletti cinesi portano sfortuna. È vero. Portano sfortuna? Sì. Ma se l'hai voluto proprio tu portare in casa, ma sì, ma io non lo sapevo che era cinese. Credevo fosse turco. Sì, noi credevamo che fosse turco. Anzi, io ho proporrei di buttarlo via. Ah, ottima idea. Cesare! Anzi, gli darei fuoco! Benissimo! Cesare, prendete questo mobiletto, portatelo in giardino, bagnatelo di benzina e datelo di fuoco! Buttiamo via, gli diamo fuoco, portiamo in giardino! Ma che? Un mobile che è costato... Che è costato quello che è costato, lo buttiamo via e gli diamo fuoco. Ma senti, Cesare, visto che a loro non interessa, prendilo e portalo nel mio sto bene. No, allora già che stai qui lasciamolo pure. Ah, sì, a guardarlo bene, non è poi mica tanto brutto. Oh, si è ringraziato il cielo. Meno male, ora guardiamo però cosa c'è dentro, No, Alberto. Ma perché? Perché? Dai a cambiarti, sei tutto sfalcito. Cambiarmi a quest'ora, ma perché? Se poi questa sera vogliamo uscire. A tua moglie Alberto piace che tu sia sempre elegante, certo. Va bene. Dai, Cesare. Stretto, no, Alberto, vai. Cesare, Alberto. Cesare, che stai facendo? Sì, lo stavo pulendo, pieno di polvere, non ci preoccupo. Lo farete dopo. Va andate bene. Pure. Serve altro, signora? No, grazie, andate. Va bene, signora. Presto, non c'è tempo da perdere. Potremmo arrivare più mariti da uno all'altro. Tempo passa. Dai. Guardate qua, se viene qualcuno. Da qui nessuno. Andate là, allora, presto, dai. Premi. Ma come, diavolo si apre? Lo so. Premi. Bisogna premere, forse, dai. È duro. È scattato. Dai, apriamolo. Che cos'è questa musichetta? Che musichetta? Mi messo una musichetta. Come mi viene musichetta? Un cariotto. No, nessuna musichetta, non ho sentito niente. No, campanellini. No. Veramente, signore, anche a me è sembrato di sentire. Ma no, sono state i clacson per la strada, Cesare. Eppure avrei giurato che il suono provenisse di... No. Mi sarò sbagliato. Comunque, 2 minuti, cara, e sono pronta. Sì, Alberto, vai. Cesare, andate pure. Va bene, signore. Ci mancava anche questo congegno, questa musichetta. Bisogna trovare il congegno che lo vede. Proviamo, dai. Andiamo, Andiamo, mi raccomando. Che venti risuonano. Ecco, sta per scattare. L'acqua! Oh, Paolo, sei tu? È sicuro che sono io? Adesso mi spiegherai. Che cosa ti devo spiegare? Ma non c'è niente da spiegare, vediamo. Perché non ti sei fermato dalla sarta? Perché il vestito non era pronto. E perché non sei tornata a casa? Te l'ho detto, hai incontrato Francesca, mi ha pregato di accompagnarla. Non sarà mica un delitto accompagnare una vita. Non è un delitto, ma non ci vedo chiaro. Sempre così lui, è insopportabile. Guarda, ciao Paolo, ciao Alberto. Per carità, non interrompere che mi sta facendo il processo. Il processo? Perché il processo? Domandalo a lui. Paolo, ma non ti vergogni di essere così geloso? Via, su. Ma geloso io? Ma io divento affatto, non sono geloso. Solo che a me piace sapere la verità. E se a te piace sapere la verità, lo domandi a tua moglie. Che cosa vorresti dire? No, che quando uno vuole sapere la verità, lo devi chiedere alla propria moglie.
perché le donne secondo voi a voi sanno solamente il no, no, così. Le donne dicono sempre la verità, ma vedete, le donne hanno molta fantasia, quindi la verità la adornano, la infiocchettano, la ingergialiscono, come si dice, e quindi alla fine questa verità diventa miseramente una cucina. Con questo discorso che cosa vorresti dire? Ma nulla, cara. Tu lo sai che io ho sempre avuto l'idea, ho sempre di te la massima fiducia. Hai sentito? Impara, impara. Ma che c'entra? Anch'io ho fiducia. Bravo, bravo. Ma del resto, guardatelo. Così sereni, così tranquilli. Ma come possono questi occhi nascondere dietro di loro l'inganno, la calunnia, la trappola? Ma se tu ti fidi degli occhi? Oh, certo che io mi fido degli occhi. Guarda che io servo mia moglie e se lei mi tradisse io lo capirei subito. Se mi tradisse lo capirei subito. Ah, per questo anch'io, eh? A me nulla si fa. A me basta un'occhiata. Sono l'otto, è ora di andare. È ora di cena qua, si porta su, andiamo. Aspetta, ma perché tutta questa fretta? Io voglio farti star calmo. Devi stare calmo. Se vuoi che ora ti faccio assaggiare una chicca Vinzanti che mi ha regalato una famiglia di artigiani marciolesi. No, ma ti prego, non mi lasciare. Come si fa in una vicenda? Se provassimo a svenire. No, non servirebbe niente. Ci farebbero su dei sali, l'aceto, o peggio ancora ci darebbero gli schiaffi. No, 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 qui bisogna trovare un'idea. Aspetta, che ci penso. Eh? Sentite, cari. Sì? Che ne dite se andiamo tutti e quattro a cena fuori? Ottima idea. Ma perché a cena fuori se abbiamo tutto in casa? Il solito pantofolaio domestico. Retrogrado. Tu che ne dici? Io sono d'accordissimo. Benissimo, c'è la maggioranza. Allora, dove vogliamo andare? Io proporrei alla Taverna Rossa. Però bisogna fare presto perché se no non si trova. Ma tempo ce ne abbiamo, forse lo troveremo senz'altro. No. Dobbiamo subito prenotare, avviatevi voi intanto. Perché noi dobbiamo darci una rinfrescatina, fare il toilette, non è vero Francesca? Oh sì, io sono tutta spettinata. Intanto avviatevi. Vi diamo 10 minuti per farvi belle, 10 minuti. No, sono troppo pochi, intanto vi ho detto avviatevi voi, poi noi vi raggiungiamo. E voi? Ma noi, andate pure, Alberto, voi prendete la macchina, noi ci faremo accompagnare la Cesare. E voi da sole lo fate? Oh, non mica ci ruberanno, certo. Faremo più presto possibile. Arrivederci, facciamo presto. Arrivederci. Avviatevi, se no non troviamo un posto. Ciao! Se vogliamo andare, Mi è piaciuto il mio pezzaglio. Buono, ottimo, veramente, veramente squisito. Eccezionale, eccezionale. Ma l'hai visto qui? Certamente. L'hai fatto stimare da qualcuno? Ci mancherebbe altro che non l'avessi fatto. Innanzitutto, per quello che l'ho pagato, volevo essere sicuro di aver fatto un ottimo acquisto. Pensa che è un'antica opera dell'epoca. Scusa se dico qualche errore, Wang Yun Kuen. So comunque che è dell'epoca dei Ming, oggetto di grande valore, grandissimo. Senti, se tu mi offrissi il doppio di quanto l'ho pagato, non te lo darei. Ma allora se avessi fatto l'ultima offerta io... Avresti fatto un ottimo affare, senza meno. Ma tu figurati, pure tu a dire chieria. Io non sono tirchio. No. E poi, senti, se tu hai fatto un ottimo affare, tanto meglio per te. Finiamola. Come si apre? No, ancora non ho messo mano, veramente. Oh, che buco! Senti! Carina questa musichetta! Alberto, Paolo! Venite a vedere! È divertentissimo, venite! Ascoltate. Deve essere un congegno fatto apposta per proteggere eventualmente come quello delle casse forti. Sì. E se arriva un ladro, apre lo sportellino, suona l'allarme e scatta e avverte tutti quanti. Certo. Evidentemente questa struttura è stata fatta per custodire oggetti preziosi, monili, oro, perle, diamanti. Mi spiace
dispiace contraddirle, signore, ma questi nuovi che erano servivano per fare quello che dicevate voi. Questa musica non è una musica, signore. No, sarebbe un Beh, ho preso degli appunti. E sentiamo lo specialista, sentiamo. Vede, signore. Sì. Dagli appunti da me elaborati. Sì. Deduco che questa musica che voi avete sentito è un antico motivo per champagne, signore. Champagne, signore. Champagne. Ignorante. Ideato circa 10 secoli fa dal cinese Tai Tu. Tai Tu. Sì, sì. È il motivo del melograno fiorito, signore. È il simbolo dell'amore fedele. Bisognerebbe ricordare la leggenda della principessa Liu Wanzhou e del pescatore Liu Wanzhou. Bellissima questa cosa. Interessante veramente. Oddio, e finiamola con queste odiose leggende cinesi. Sì, andate a prenotare i posti, altrimenti faremo tardi. No, calma, è veramente interessante. Sentiamo tutto. Prego. Ecco, signori, se non sono troppo saccente, questi mobiletti erano normalmente destinati a conservare pegni di amore, doni, gioielli, lettere d'amore. Dai, guardiamo. Guarda quanti cassettini! Chissà che non contengano qualche avventura, eh? Ma niente di più probabile, signori. Questi mobiletti erano fatti apposta per contenere segreti amorosi. Ma lascia andare, lo vedrai dopo! Adesso andiamo a mangiare! No, è veramente... Sì, io ho una fame da lupo! No, è interessante. Interessante e sapere alla fine di scoprire qualche amore del conte Giulio Marini val bene perdere una cena. Sì, dai, guardiamo! Dai, che ci facciamo un batto di sale! Ma che risate e risate! Vi pare giusto andare a frugare sui segreti degli altri? Bella discrezione! Che c'entra la discrezione, come dici tu? Cosa c'entra? Io ho pagato quello che ho pagato questo mobile e avrò ben diritto di sapere cosa contiene. Ma poi al massimo cosa potrebbe contenere? Qualche lettera d'amore. Ecco, appunto. Non vi pare giusto andare a frugare e metterlo così in pubblico i segreti di qualche gentile signore? Ma te le raccomando io, le gentili signore che scrivono le lettere ai giovanotti. Comunque sia, voi non avete nessun diritto così di mettere in pubblico davanti in pubblico e anche davanti a estranei. Quanto a me, signore, non si preoccupi. Tolgo il disturbo. Procediamo con l'ordine. Bisogna passare in rassegna tutti i cassetti. Uno per uno. Chissà che non ci troviamo dentro lettere di qualche signora di nostra conoscenza. E già, e poi veniamo a scoprire che a qualche nostro amico sono spuntate delle protuberanze in testa. Stai le risate! Ti pare bello questo? Dovreste vergognarvi! Io non mi vergogno affatto! E no. Tu mi vergogni? Ma neanche per idea, nemmeno io mi sto divertendo un mondo! Signore calma, ascolti! Alberto, aspetta! È inutile quello che stai facendo! Ma se voi vi vergognate, stavo dicendo, andate pure. Andate voi a prenotare. Accomodatevi voi, noi vi raggiungiamo dopo. Andate, porto su. Uno, qui non c'è niente. Qui pure. Qui neanche, ma... Tutti i modi con una guarda, ci sono altri cassettini, guarda lì. Allora vediamo, eh. Vuoi qui c'è qualcosa. Che cosa? Un mazzo di chiavi. Chiavi? Uno stick di rossetto. Ah. Un rossetto? Una giarretta.
quanto pagherei per sapere di chi sono queste gallettiere! Aspetta che c'è altra roba qui, amico caro, eh? Una pipa! Pipa? Una borsa di tabacco. Ai 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 ai! Le chiavi, il rossetto, le gallettiere, la pipa e il tabacco? Ma che strana relazione aveva quel giovanotto! Ma là in fondo c'è un altro ripostino, sento, eh? Però non viene. Ma come? No, no, prova! No, 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 no. Senti, passami un coltellino. Un tagliacarte, un ferro, una cosa qualsiasi. Voglio forzare la serratura. No! Perché no? No! Ma adesso è tardi, dobbiamo andare. Lo faremo domani, faremo chiamare un fabbro. Ma che fabbro d'Egitto, forza! Ma senti che fabbro fa potere il coltellino, dai, su, apri, apri, forza! Apri, c'è sto. Laura, no, è inutile. Oh. Dai. Ecco! Ahi, qui c'è qualcosa di veramente interessante. Lettere. Oh, finalmente! Dai, 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 leggiamo, leggiamo, dai, dai. Calma. Vedi, uno sono è legato con un fiocchetto rosa. Uno con un fiocchetto azzurro. E senza meno sono lettere appartenenti a due donne. Dai, dai, leggiamole, su porta. Calma, stai calmo, mettiti seduto, facciamo con calma. Io leggo queste e tu intanto leggi quelle. No, Alberto, non vuoi e non devi. È una menzione veramente meschina. Mi disgusta e mi ripugna. È come se ti vedessi frugare dentro le tasche di un altro. Non facciamo esagerazioni. Ma che ti importa se io apro queste lettere? Ha ragione Francesca. Se avete un minimo di rispetto per noi, dovreste bruciarmi. Si tratta sempre poi di un onore di una povera donna che voi non avete diritto di metterlo così. Ma che onore di una povera donna? Ma non facciamo sentimentalismi inutili, su, dai, via. Tanto io leggo le mie, forza, su. No, Paolo, aspetta. Non aprire quelle lettere! Ma insomma, ma si può sapere perché ti riscaldi tanto? Io mi riscaldo? Io non mi riscaldo affatto! Già, io non capisco questo vostro accanimento. C'è qualcosa di strano in queste cose. Nessun accanimento. Ci sembra solo una cattivazione. E di che cosa noi dovremmo essere preoccupate? Io non lo so! Però sai, a me sembra che tu abbia paura che io legga queste lettere. Paura di che? Lo vedi? Lo vedi come mio marito? Io basta che apro bocca e lui trova subito qualcosa di sospetto. Già, è ridicolo, è proprio ridicolo. È mica tanto ridicolo. E poi ti vedo, sai, sei pallida, gira, ti sei sconvolta, ti tremano le mani. Avanti, parla. Tu sai qualcosa di queste lettere? Io? Che cosa vuoi che ne sappia? Non immaginavo neppure che ci fossero! E allora perché? Mi devi spiegare una cosa? Perché tu non volevi che aprissi quella faccenda? Io lo so, lo immagini, in questa faccenda c'è qualcosa di molto strano. Io, per esempio, Francesca, non riesco ancora a capire perché volevi acquistare questo armadietto. Cosa che ci penso? Anche tu lo volevi comprare! E con questo? Sta a vedere che quasi... pensate che queste lettere le abbiamo scritte noi due! Chi lo sa? Come? Oseresti pensare una cosa simile? Sarebbe il colmo! Non c'è da meravigliarsi, Francesca! Mio marito è capace di tutto! Anche di dirmi frasi oltraggiose! Spero che almeno tu, Alberto, non pensi così di tua moglie. Io non penso nulla. Però tutto è possibile, basta leggere. Come? Cosa saresti dire? Basta, io non accuso nessuno. Il resto basta leggere, leggiamo. Ah no, adesso se leggi quelle lettere, verrai veramente che sospetti di me. Ha ragione Francesca. Se avete un minimo di rispetto per noi, dovreste... Ah, troppo comodo! Io non credo niente, però voglio sapere la verità!
ammetterete che questa vostra ostinazione è quantomeno ridicola. Non avrei mai immaginato che mi si insorgesse di un'accusa così infamante. 10 anni di fedeltà coniugale per te, vedete, ti accusata così. Ma io non ti insozzo affatto, come dici tu. Questa cenata è quantomeno ridicola e superflua. Sarebbe il caso che voi due ci permetteste di leggere queste lettere per far cadere ogni sospetto, ogni dubbio. E va bene, leggi pure. Ma vada detto, che da questo momento tutto è finito fra di noi. Sicuro? Non immagino più la parola. Leggi anche te, Paolo. Ma tra noi tutto è finito. Che facciamo? Che facciamo? Ma oggi vuoi io che la gole mi insupporta, forse per letto, Vada, Paolo. Pensaci bene. Ti odierò fino alla morte. Vada, Alberto, non mi vedrai mai più. Oh, finiamola. Ma sì, finiamola, soldato. Ah, finiamola. Egregio signore, vi invitiamo a regolare immediatamente il vostro debito, altrimenti saremo costretti a prendere provvedimenti. È la quarta volta che ci uccidiamo il pagamento della nostra fattura e non abbiamo ancora ottenuto il saldo. A nome del mio cliente mi diffido a provvedere con la massima urgenza alla restituzione della somma. Il sottoscritto ufficiale giudiziario? Ma qui non ci sono esercitazioni, avvisi di pagamento, scadenze. Ma anche qui intimazioni legali, fatture, conti da saldare. Francesca? No, Alberto, non mi rivolgere più la parola. Beh, adesso non esagerare. Io ho sbagliato. Mi è difficile, ma ti chiedo scusa. Scusa? Comodo! Prima ci offendete a morte e poi pensate di cavarvela chiedendo scusa? Laura, tu stai zitto che sei la causa di tutto, eh? Io? Sì, proprio tu, con la tua stupida gelosia. Ma adesso basta, tra noi Paolo è tutto finito, non c'è più niente in comune. Ha ragione Laura, la colpa è tutta la tua e della tua stupida gelosia. Io certo, ero lì, mi sono lasciato trasportare. Tutto colpa mia! Certo! Tu non sospettavi di niente! Chi io? Ma neanche per idea! Solo un gardino come te poteva pensare che quelle lettere le avessero scritte le nostre mogli! Ma io sarò un gardino! Sarò un imbecille! Ma Laura, Lauretta mia! E ti chiedo perdono! Perdonami! Laura, non cedere! Bisogna punirli! Sicuro! Hai ragione Francesca, se lo meritano! Ma se... Paolo mi promette di smetterla con la sua gelosia. Sì, te lo prometto. Francesca. Perdona, è stata una sciocchezza. Mettiamoci la pinta sopra, su, dai, non ne parliamo più, dai. Oh, Francesca, se vogliamo perdonarmi, facciamo presto, se no non troviamo posto la taverna rossa. Oh, sì, che a me è venuta una fame da lupo. Andiamo. Sarà la cena della pace e della riconciliazione. A me sembra che voi dovreste digiurare in segno di penitenza. Chiedo scusa, signore. Sì? C'è un signore che chiede dell'ingegnere. Ha detto che... Sono solo due parole, però sono molto urgenti. Mi ha dato un biglietto da lì. Un signore a quest'ora cosa è? Ti ricordi come si chiama? Si chiama Carletto Sali, signore. Carletto Sali. Tu lo conosci? Mai sentito nominare. Fallo entrare, su, facciamo la sveglia, forza. Carletto Sali a quest'ora, in casa d'aria. Prego. Vai. In piedi? Molto bene, sì. Sali, avvocato Varelli, Paolo Varelli. La mia signora Francesca, la signora Varelli, Paolo Varelli. Chiedo scusa se mi sono permesso di venire a quest'ora tarda, ma giusto mi trattengo solo lui. Tutto il tempo di compiere una missione che mi è stata affidata. Lei ha comprato oggi all'asta un armadietto cinese, vero? Sì, eccolo.
conte Marini, mio ottimo amico, mi ha dato un incarico molto delicato, se lei permette. Facciamo la svelta, forza! Ecco, sono lettere di ritorno. Il conte Marini, mio ottimo amico, sarà anche un donaio, ma è una persona molto distinta e desidera che queste lettere molto compromettenti siano distrutte. Ah, quello che ci vuole, guarda. Ecco, la mia missione è compiuta. Ora il conte Marini può essere tranquillo. Signore, signori, buonasera. Francesca venga accusata per una colpa che non ha commesso.
No, malissimo. Io sono scritto due lettere al Conte Marini, che ho conosciuto, mi ha fatto la corte. Certo. Ma io gli ho messo in alto là, E poi lui mi ha riscritto, io gli ho risposto, ma così, per cortesia. Quando l'hai conosciuto? Ma l'anno scorso, a Venezia. A Venezia? L'anno scorso? Ma se noi non ci siamo mai stati a Venezia l'anno scorso? Ma sì, ricordati bene, l'abbiamo conosciuta l'anno scorso a Venezia, ricordati, quando abbiamo fatto quella gita in motoscafo. Ti ricordi? Me l'hai presentato proprio tu. Sforzati di ricordare, Paolo, sforzati di ricordare. Ah, sì, a Murano, in motoscafo. Oh, bravo. Mi sembra di ricordare. Ti ricordi che ero seduta lì vicino a lui, sul motoscafo, te lo ricordi? Sì, mi sembra. Oh, l'ho conosciuto a lui. E poi ci siamo rivisti. E poi, insomma, io sono la colpevole. Francesca non c'entra niente. Francesca è innocente. No, non è vero. Laura sta mentendo. Le lettere le ho scritte io. Tu? Sì, Alberto, te lo confesso. Laura ha tentato di salvarmi, ma io non posso permettere il tuo sacrificio. No, cosa dici, Francesca? Sì. No, com'è possibile che il Conte Marini stava con te invece con me l'anno scorso? No, Laura, tu sei tanto generosa, ma io non posso permettere che tu ti sacrifichi così. Alberto, credimi, le lettere le ho scritte io. Ti dirò tutto, ti dirò la verità, ascoltami. Ho conosciuto il Conte Marini l'anno scorso. Ascolta, a Viareggio. A Viareggio? Sì, ma che dico? Che cosa stai dicendo? Sì, forse sbagliamo. Ma dove eravamo l'anno scorso al mare? L'anno scorso siamo stati solamente a Riccione. Ah, ecco, a Riccione. Te lo ricordi anche tu? Io l'ho incontrato. Non mi ricordo dove. Ma l'avevamo visto. Francesca, guarda che ti sbatti. Perché com'è possibile che stava a Riccione con te, quando invece stava a Venezia con me? No, cara, sei tu che ti sbagli. Del resto Alberto te lo ricordi anche tu, no? Sì. Io me lo devo ricordare. Ma sì che te lo ricordi. Giocavate tutte le mattine a tennis insieme. Te lo ricordi, quel giovanotto alto, pallido, biondo? Alto, pallido, biondo, il Conte Marini. Sì. Ma se tutti lo hanno conosciuto come un tracagnotto moro che sembrava un abissino. Oh, allora, biondo, ma non fa lo stesso. Certo. E quelle lettere le ho scritte io. Laura non c'entra. Niente affatto, le ho scritte io. Tu sei molto generosa, Francesca, ma ti prego di non insistere. Io devo insistere. Sono commossa per questa tua prova di amicizia, ma non voglio che tu ti sacrifichi inutilmente. E neanche io posso accettare il tuo sacrificio. Paolo, ti giuro, quelle lettere le ho scritte io. Ti prego, cerca. Alberto, ti giuro, le lettere le ho scritte io. Ti dirò tutto, ti darò le prove. Sono arrabbiato. Sono arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo, furibondo. Alberto, sono stata io, davvero? Ti darò le prove, che ti darò ma le prove? Alberto, ascoltami! Ma si può sapere chi ha scritto queste maledette lettere? Eh? Prima tutte e due innocenti, ora tutte e due colpevoli! Tu cosa vuoi? C'è un signore... Che cosa vuoi? C'è un signore che cerca di... Il signore non cerca niente di nessuno, questo non ci fa ascoltare la mia idea! Insiste, signore! Se insiste, mandalo via! Non ci sono! Va bene! Mandalo via! Va bene, signore! Al diavolo! Va bene, signore! A quest'ora un signore si va a scocciare le scatole in casa d'altri, a quest'ora! Penso? Io non so chi sia lei, e neppure che cosa vuole. Deve sapere comunque, Polizia! Polizia! Vorrebbe dire che... Polizia! Ma perché?
Ingegnere Alberto Pietri? Sono io. Avvocato Varelli, Paolo Varelli, avvocato. La mia signora Francesca. Mia moglie Laura. Abitate tutti in questa casa? No, no, solo io e mia moglie, loro sono nostri ospiti. Noi siamo ospiti, eravamo qui di passaggio, ma stavamo andando via. Scusi, lei dove va? Va con di là, signore. Nessuno deve abbandonare questa stanza. Venga avanti, per favore. Lei come si chiama? Io mi chiamo Cesare Maiù. Un momento. Da quanto tempo che avete in questa stanza, in questa casa? E oltre a lei chi c'è? Cesare con noi da 3 anni. C'è anche una vecchia signora. Prego, signora. Lei stia zitto, ho chiesto. Confermo quello che ha detto la signora, signore. Io sono qui da... E anche della puntella. Sì, io sono qui da 3 anni, signore. C'è anche una mezza signora a mezza servizio. E c'è anche un artista che abita in una dependenza, signore. Scusi, potrebbe spiegarmi che cosa... No, eh? Un momento, per favore. Quanti telefoni ci sono in questa casa? Solo questo. E poi ci sono delle diramazioni nelle camere. E inoltre dovremmo avere i nostri cellulari, ma io ne sono momentaneamente... Ora va bene. Depositate per cortesia tutti i cellulari sopra questo tavolo. Ma io avrei voluto sapere, per gentilezza. Lei, ingegner Pieri, oggi ha acquistato all'asta la ditta Marcellesi un mobiletto cinese. Sì, è vero. Quanto lo ha pagato? Ah! Per l'armadietto cinese. Sì, io ho acquistato oggi l'armadietto cinese all'asta del Marcellesi. E questo, quando l'ho pagato? Non ricordo. Glielo dico io quando l'ha pagato. Lei lo ha pagato 8.800 euro. È convinto che valga tanto? Oddio, è caruccio! È caruccio, però è cinese! Già, è cinese! E lei ha speso 8.800 euro per un armadietto che il massimo può valere 1.200. Veramente io non avrei voluto, le spiego, ma vede, durante l'asta la tensione è salita. Il prezzo è lievitato, si faceva sempre più alto, poi per non voler procedere all'altro. Ah, ce n'era un altro che lo voleva. Certamente lui. Io? Ma io manco sapevo di che si trattava. Sa, io ho visto quest'asta, mi sono accalorato il prezzo. È salito e... Certo, bella scusa. Il fatto è sempre più stato. Da quanto tempo che lei non vede il Conte Marì? Dunque, il Conte Marì... Ma io il Conte Marino neanche lo conosco. Non lo conosco. La signora vuole dire qualcosa? No, niente. Alberto? Sì, chiedi per favore a questo gentile signore che cosa vuole, perché ci fa tutte queste domande? Ma io gliel'ho chiesto spesso, mi hai visto, ho insistito. Lo saprete subito. Il Conte Marino era sospettato di spionaggio. E ci sono buone ragioni riguardo, cioè, per ritenere che in quell'armadietto nascondesse dei documenti compromettenti. Spionaggio? Io no. Oh mio Dio! Cielo, aiutaci! Ma mi consenta, cosa cerchiamo noi con lo spionaggio del Conte Marino? Appunto, è quello che noi volevo sapere, caro signore. Solo chi ne era a conoscenza dell'esistenza di quei documenti poteva avere il diritto di comprare questa armadietta. Io comunque devo svolgere le mie date. Chi è che suona? È lui, è l'armadietto, è una specie di allarme. Ingegnoso, molto ingegnoso. Dove sono i documenti, caro amico? Forza, tiratene fuori tutti, immediatamente! Sono tutti qui, non ne nascondiamo niente,
e li prenda. Ah, e lei voleva... E queste volete bruciare tutti quanti? Chi? Noi? Noi no, signori. Vedi, poco fa, prima di lei, è arrivato un signore che si è spacciato nel gruppo del Conte Marini. Sa, il nome, voglio il nome di questo signore. Il nome? Sai? No, Lari, mi sembra. Signori, chiedo scusa, ma me ne ha dato un biglietto da visita poc'anzi. Sì, ma l'ho perduto. Non importa, non importa. Qui ci sono documenti. Non si può. Vediamo, molto interessante, molto interessante. Ah, ma quelli non ci paghi, eh? Li abbiamo scritti noi due per mettere a confronto la nostra calligrafia. Ah, strano. È così. Per mettere a confronto la vostra calligrafia avete scritto intopisce niente. Parole senza senso. In apparenza e quantomeno sottile. Ma no, lasciamo perdere. E su questi documenti bruciacchiati. Vediamo. Ho già capito tutto. A me non esiste linguaggio segreto che io non sappia di. Vediamo. Lunghi. Battelli. Denti. Armati fino ai denti. Oh no! Risalgono. Ore. Il Nestore. Ello. Fino a Mercatello. Ito. Da San Vito. Pisce. Niente. Non si colpisce. Allora, lunghi battelli armati fino ai denti risalgono nelle store fino a Mercatello. Da San Vito costa asciutta. Da San Vito non si colpisce niente. È chiaro? Per colpire i battelli di Devici che risalgono nelle store fino a Mercatello dobbiamo spostare l'artiglieria fino a Spina. Se non ha salpito, dove adesso sono piazzati, non colpiamo niente. E voi volevate... Facciamola finita, è assurdo! Voi volevate distruggere messaggi di tale importanza strategica? Cari signori, basta, è assurdo. Io vorrei sapere lei come si permette di accusare una famiglia come la nostra di spionaggio. Ma vedrà, forse vedrà, se ne accorgerà. Si figuri che io ho degli amici influentissimi al Ministero degli Interni degli Esteri. E io ho uno zio senatore e sono il legale di tutte le più grosse di una settimana della città. E mia moglie è nipote di un generale. Si chiama generale? È morto. E mia moglie, se lei lo vuol sapere, è figlia di un diplomatico. Siete obbedienti. E la presidentessa dell'ordine delle Vergini di San Vincenzo. E io, per sua norma e regola, ho incarichi molto importanti a livello amministrativo alla regione. Scriva. È tutto scritto. Sì, di nuovo, sono il legale rappresentante noto prima, il legale della città, di delitto della città. E mia moglie è un membro della carica diocesana. E lei piccia. Sentiamo, signore, conosco un personaggio, sono amico intimo del presidente di tutti i gridati del comprensorio, il De Brando da Fibri, detto Brando del Volpe, e mia moglie, signore, mia moglie! E sua moglie? Non sono sposato, signore. Ma le pare possibile, sì, diciamo, ma le pare possibile che una famiglia come la nostra possa essere invischiata in affaruoli di spionaggio internazionale. Cari signori, in questo genere di reati i colpevoli sono sempre le persone meno sospettate. D'altra parte, io ammetterete che sono troppi la risposta. Il conte Marini scompa, lasciando documenti molto compromettenti, in un armadietto. Voi due vi contendete l'acquisto di questa albergina a suon di euro.
arrivare fino a una cifra di 8.800 euro. Cari signori, i documenti sono tipo cecchiato. Poi salta fuori un foglio con suo scritto, intoppisce niente. Io, signori, mi vedo costretto ad arrestarmi. Vi prego di seguirmi in questo. Cocco! Oh, ci arresta! Sì, ci arresta, ci arresta! Di bell'uomo ci arresta! Sì, sì, così sarà meglio di scorparci in questura. Dimostreremo la nostra estraneità ai fatti. Oh mio Dio! Senti, Francesca, qui è meglio dire tutto. Se ci portano in prigione, pensa allo scandalo, i nomi sui giornali, l'assalto dei giornalisti. Tanto oramai non c'è più niente da fare. Senta, signore. Un momento. Pronto a questura? Sì? Sono io, capo. Sì, sì, ho trovato tracce interessanti. Ho tutto a punto, ho tutto qua. Credo di essere sulla buona strada. Ma mi faccia il piacere, mi stia a sentire. La prego, sì. La prego, non aggravi la sua posizione. Sì? Sì, sì. L'ingegner Piero e l'avvocato Varelli. Anche le signore. Sì, sì. Per Banco, ma questo non ci voleva. Ma allora? Non me lo sarei mai immaginato. Ma possibile. Ma allora è tutto cambiato. Va bene? Sì, vengo subito. Si porto tutti i documenti. Senza, arrivo subito, capo. Grazie, arrivo subito. Cari signori. Non mi resta che chiedere scusa. Come? Non ci arresto più? No, non vi arresto più. Ho appena telefonato al mio superiore che mi ha comunicato che in queste ultime ore sono emerse nuove circostanze che orientano altrove le nostre indagini. E noi? Voi siete completamente scagionati. Vi prego di scusarmi ancora del disturbo che vi ho creato. Ma io non sono che un confusionario. Devo portare a termine la mia indagine. Certo. Vi prego ancora di scusarmi. No, Sì, ma per carità. Comunque. Si ricordi bene che noi, dico noi, non entriamo per nulla in questa indagine. Ma sì, te l'ho appena detto. No, non è meglio che sia chiaro. Alla ragione Francesca, è stato tutto un equivoco, ora è tutto risolto. Meglio non parlarne più. Sì, meglio non parlarne più. È tutto risolto. Anzi, trattandosi di una questione internazionale, siete pregati di tenere la bocca chiusa. Ma non parlarne con nessuno. Guardi, noi saremo muti come dome, non ti preoccupi, meglio come pesci. La signora va di qualcosa? No, non è più necessario. Ormai, se permettete, vorrei portare con me queste. Posso? Prenda tutto quanto. Guardi, qui ci sono anche le carte tutte infusciacchiate, se vuole prendere anche queste. Ah, sì, anche queste, sa. Con un po' d'attenzione potrei leggere qualche cosa. Faccio io, ma non tocchi, si può sporcare, non mancherebbe altro. Faccio io, fedele servitore della patria, questo è dato. Aspetta, ci sono anche questi. Quelli con la scritta intoppisce niente, li prenda. Intoppisce niente. Guarda, potrebbe metterli insieme in questo. Sì, che sta sinistra. Sì, ci sono i documenti importanti. Comunque, signori, io chiedo ancora scusa del disturbo che abbiamo. Se permette, li accompagniamo. No, non si disturbi. Ma c'è una bella sola. No, ma è un piacere. È un piacere. No, io sono andiamo.
18 delle detenute. Ma credi che ci avrebbero arrestato veramente? Sicuro, quelli mica scherzano. Oh, si trattava di un impiego internazionale. Ma se noi gli dicevamo la verità? Sì, stai fresca, che l'avrebbero tenuto. Permesso, signore. Che c'è? Chiedo scusa, non volevo disturbare solo io, signore Cesare. Ma che paura che ci ha fatto Cesare? Pensavamo che era ancora quel poliziotto. Ma no, sono andati via? No, sicuro non ci prendo, sono di sotto, stanno aspettando un taxi, ma mi sta andando. Non ci sarà pericolo che ci ripensino? Signora, sono venuto proprio per tranquillizzarla, stia tranquilla. Quel signore... Non è un poliziotto, signore! Non è un poliziotto! Ma no, signore! E allora chi è? È un mio carissimo amico, il signor Giorgetto Carlo, presidente della Pisa Romanica, del gruppo ricreativo Tripoli Su! Come il direttore della filodrammatica! Filippo, certo, stanco la testa! Ma volete conoscere cosa? Ma allora voi, Cesare! Signora, mi perdoni, non è mia abitudine urinare dietro le porte. Ma la parte così a caduce che io non ho potuto fare nemmeno di sentire quello che voi stavate dicendo. E da quello che ho sentito, ho capito che per voi si stava mettendo male. E allora ho subito telefonato a questo amico e gli ho spiegato la situazione e infatti voi sapete. Spero che non rimanete vogliati per questa cosa. E anzi abbiate apprezzato la mia iniziativa, signore. È stata tutta una finzione. Faceva recitava una parte. Sì, però, finzione. Realtà. Teatro. Vita. Questa è la vita, signore. E noi che ci siamo presi tutto quello spavento? Era tutta una finzione. Era un attore, te l'ho detto, recitava una parte. Credo che se la sia cavata anche abbastanza bene, anche se sul finale forse poteva fare meglio, ma abbiamo tutto improvvisato così in fretta che non era semplice fare tutto a punti. No, certo. Stato, signori, stato, Sì, ma se non era per quella telefonata ci portava tutti in galera. Non c'erano problemi, non ci sarebbero stati problemi, assolutamente. L'equivoco sarebbe stato chiarito immediatamente. Io ero tranquillissimo. Ah, tu eri tranquillissimo, io c'avevo una fifa addosso. Lo sai che mi ci vorrebbe quel pinzantino che abbiamo preso l'altro ieri? E perché no? Capicolo! Andiamo bene, vai. Ne prendete anche voi? No, grazie. Ma sì, Francesca, beviamo un po'. Dopo tante emozioni ci vuole. No. Sì, andiamo, Ci vorrei. Ecco, bicchieri 4, Sono 4 bicchieri. Ti sei presa un bello spavento, cara, eh? Ora bevi e non ci pensate più, okay. E ricordati il vecchio proverbio: male non fare, paura non avere. Sì, questo è vero, quando uno c'ha la coscienza a posto. Ma a proposito, perché voi litigavate tanto e vi incolpavate a vicenda? Già, perché? Io credevo che le lettere le avesse scritte Laura. E io credevo che le lettere le avesse scritte Francesca. E vi incolpavate a vicenda per scolparvi, Vero? Sì, proprio così. Cari miei, noi donne, quando un'amica si trova in difficoltà, siamo pronti a sacrificarci una per l'altra. Vero, Francesca? Certo, mica come voi uomini, che quando capita qualcosa a un vostro amico, ci godete. Ma noi non ci godiamo affatto. Ma al massimo pensiamo meglio a lui che a me. Certo, che se avessi creduto che quelle lettere l'avessi scritte tu, Laura. Sciocchino, stupidone, ma come avresti potuto crederlo? Ti pare che se le avessi scritte io te l'avrei detto? Certo. E tu, Francesca, non hai pensato che io potessi? Ma stavo solo che mi guardassi negli occhi.
cena. Sì, sì, io ho una fame da lupo! Facciamo presto, se no non troviamo un posto alla Taverna Rossa! Cesare, potresti parlare con loro, sicuramente. Alberto? Sì, amore? Me lo faresti un piacere? Ma certamente, caro! Fai sparire quello che mi l'orma dentro? Non lo posso più vedere proprio, eh? Senz'altro, Cesare, ora dai pure il barco e le stesse cose alle signore. Aspetta quando uscite che c'è aria, signora. Sì. Cesare, fammi una confessione. Prendi quella faccetta. Sì. Gettalo via. Gettalo via? Sì, buttalo via dal fuoco. Fammi quello che ti fa. Ma signore, se voi mi volete disfarmi di questo nobile, potrei avere il piacere e l'onore di tenerlo per me. Ma sì, sì, chiedilo pure. Grazie, chiedilo pure. Ci vediamo, Cesare. Spengi le luci. Cesare, ma che cosa vuoi farne? Signora, ci manterrò le mie lettere d'amore qui dentro. Abbiamo tutto qui. Ito. Pisce? Niente! Allora grazie di cuore della vostra, del vostro grado di sopportazione, forse che vi chiamerà qualche staff per fare gli esperimenti perché la temperatura è altissima. Ecco, ho ringraziato prima in anticipo e ringrazio tuttora quindi le organizzazioni che ci hanno permesso questa serata, e sarà una serata improponibile in futuro indubbiamente, perché avete visto che c'era difficile perfino parlare, recitare. Quindi ci rivedremo all'aperto, senz'altro, con altre cose. Grazie di nuovo e buonanotte. Ciao Paolo.